Temo di aver commesso un peccato terribile. Il mio corpo è forte, ma non il mio spirito. Il diavolo mi sta perseguitando. Lei non immagina nemmeno che cosa attraversi la mente di una donna sola. Una vergine. Che non ha mai avuto contatto con un uomo. Non perché ne sia mancata l'occasione, ma perché Dio le ha affidato la lunga malattia della madre. Molte volte, di notte, quando non riesco a dormire, mi sembra di soffocare. Allora mi alzo e comincio a pagare per la casa. Poi arrivo alla camera di mia cognata e accosto l'orecchio alla porta. Quando mio fratello dorme con lei, poi è ancora peggio. Le mie preghiere diventano inutili. Sudo. Il mio corpo trema. Poi cedo. Mi alzo. E vago nel buio della casa. Stando attenta ad ogni scricchiolio del pavimento. Li sento attraverso le mura. Li ho spiati di nascosto. La porta era socchiusa. Lei non può immaginare che cosa ho visto. Le cose terribili.